Parco Ursini è stato da noi fondato nel 1988, sulla scia dell'azienda agricola di mio padre, di mia nonna, che prima di me avevano attività di soprattutto olivicola, oltre che ortofrutticola. Mi è piaciuto portare avanti questo asset dell'azienda. E siamo partiti in un periodo dove c'era veramente un deserto, perché allora i marchi conosciuti sull'olio erano i soliti noti, quelli che comunque ci sono anche oggi. Siamo partiti, io in Abruzzo ero l'unico, oggi ci sono molte aziende in Abruzzo che fanno questo lavoro, anche molto brave, ma prima ero l'unico, eravamo una decina in tutta Italia, che ci siamo anche in qualche maniera associati, perché avevamo formato un'associazione che si chiamava Corporazione dei Maestri Oleari, il cui compito era quello di divulgare il buon utilizzo di un olio di carattere artigianale, di qualità medio-alta, e abbiamo fatto tantissimi passi avanti, abbiamo sviluppato molti progetti, tanti concorsi, e oggi diciamo che noi abbiamo un po' culminato un po' il nostro percorso con questo riconoscimento che ci viene da Gambaro Rosso. Siamo orgogliosi, siamo contenti, siamo felici, è un riconoscimento che va all'azienda per gli oli che l'azienda ha proposto in questa guida. Premi ne abbiamo avuti ricevuti diversi. Oggi, per esempio, abbiamo avuto un'altra notizia che il Sol, Salone dell'Olio di Vinitaly, ci ha dato il premio con una gran menzione. Ma precedentemente abbiamo avuto dalla guida Slow Food una comunicazione che vinceremo anche lì un premio, non sappiamo ancora quale, perché saranno svelati insomma fra qualche giorno. Questo è il periodo insomma dei concorsi oleari. Però è importante, perché questo significa per noi un biglietto da visita, perché quando ci presentiamo davanti a un cliente e illustri ciò che tu fai, riconosciuto non solo da te ma anche da terzi, ma soprattutto da enti autorevoli, questo significa, vuol dire che il tuo interlocutore, il tuo cliente, il consumatore si sente più rassicurato, più sicuro, più tranquillo e si fidelizza un po' di più. Sì, a questo si aggiunge anche il rischio, forse non a brevissimo, ma a medio termine, della xylella famosa che sta salendo, purtroppo sale di ogni anno verso nord. E ci sono da fare secondo me interventi importanti in ambito agronomico, perché le aziende agricole qui vivono di vite, vivono di ortofrutta, vivono di magari di cereali, però l'olivo è sempre stato considerato una produzione di carattere marginale, al recupero di tempo, si pota quando si ha tempo, si va a raccogliere l'olivo, magari quando si è finito di raccogliere l'uva, ma così non è, perché l'olivo è un frutto, come tutti i frutti vanno raccolti nel momento giusto di maturazione, magari un po' prima, se ti piace un po' più pronunciato come gusto, quindi ha bisogno della sua attenzione. Ecco, se non cambia questo scenario, io non vedo un grandissimo futuro. Bisogna trovare, diciamo, la strada giusta, se vogliamo dare continuità a questo mondo e se vogliamo ottenere da questa categoria di prodotti il massimo, dobbiamo adattarci a quello che sono le prospettive future. L'olio non è importante, secondo me l'olio, poi passiamo oltre l'Abruzzo, anche oltre l'Italia, ha un futuro incredibile, perché se pensate che l'olio è un alimento medicinale, e infatti viene definito come l'alimento farmaco per eccellenza, pensate quanto potenziale c'è, non solo appunto in Italia, ma anche nel mondo. Se tutti consumassero l'olio come lo consumano i popoli del Mediterraneo, non basterebbero le piante. Quindi si capisce bene che tipo di opportunità c'è.